Giuseppe Scala che adesso ci leggerà alcune sue osservazioni sugli avvenimenti di Parigi di questi giorni. Come sappiamo, quello che è accaduto all'interno della redazione della rivista satirica parigina. Prego. E Charlie Hebdo. Le parole sono come le vignette satiriche, sono pistole cariche, sono l'amore e l'odio di chi non ha ancora deciso il fine dei propri sentimenti, ma hanno deciso di agire, mira al bersaglio, e non per il solo piacere di udire lo sparo, ma anche il silenzio deve essere visto come la pausa nella scrittura musicale. Ha senso solo dai gruppi di note circostanti. L'operazione di scrivere implica quella di leggere ed è proprio lo sforzo compiuto dall'autore e dal lettore che farà nascere l'opera e l'azione. Non si deve credere che la lettura sia come una mera operazione meccanica, dove il lettore resti passivo. La lettura è creazione onirica, mira all'essenza, impone la propria struttura. Non è il lettore che ne svela l'oggetto, ma è il lettore che ne svela l'oggetto. Le intenzioni dello scrittore non avrebbero senso se il lettore non ne sveli l'oggetto e gli dia il suo volto, un orizzonte. Lo scrittore vorrebbe parlare a tutti, ma in realtà egli parla di realtà nascente, non disponibile. Di realtà nascoste, non disponibili se non dal lettore. Lo scrittore deve liberarsi dai valori, dalle passioni, dalla razza, dalla nazione. Solo così libera se stesso e gli altri. Non deve fare discorsi o sermoni. Questi vanno bene sia per i fascisti che per i comunisti e per le democrazie capitaliste. In tal modo non dà fastidio a nessuno. Lo scrittore deve fuggire dalla storia e balzare nell'eternità. Bene, ringrazio Giuseppe Benissimo. Scala per queste sue osservazioni.